Innanzitutto che Roma è informata e che si allinea sulle richieste che avevamo fatto, e cioè manifesta nei confronti della Svizzera l'esigenza che le posizioni oltranziste e populiste che pezzi del governo del Canton Ticino non diventino l'oggetto della politica della Confederazione Elvetica. Se così fosse, l'Italia non ratificherà nessun accordo, non si potrà impostare una nuova politica di vicinato nei confronti della Confederazione Elvetica, e le ripercussioni nei confronti dei nostri vicini svizzeri sarebbero rilevanti, perché ci sarebbe un'istanza diretta nei confronti dell'Unione Europea, perché la Svizzera lederebbe il principio di libera circolazione delle persone. Quindi mi pare un passaggio molto forte che il governo fa. E ci auspichiamo da un lato che la Confederazione Elvetica e la Federazione quindi chiarisca che le posizioni che Ticino compie sono delle posizioni unilaterali e che in alcun modo verranno tenute in considerazione. Dall'altro vi è anche la garanzia di una clausola che si inserirà all'interno del nuovo accordo, che qualora nella futura legislazione la Svizzera dovesse in qualche modo mettere in discussione questi aspetti, l'accordo decadrà. Quindi è un passaggio molto forte. Nel frattempo l'Italia attiva formalmente nei confronti della Confederazione una procedura perché le decisioni adottate nei confronti dei nostri lavoratori in materia di certificati di carichi pendenti sono lesive dei trattati. Questo vale anche per ipotizzate misure su bollini autostradali per gli italiani o la questione dell'aumento delle imposte comunali fuori dagli italiani. In buona sostanza, Roma si è mossa secondo quanto avevamo chiesto, monitora con grande attenzione la questione. A questo punto la palla è della Confederazione, che deve sciogliere al proprio interno i suoi nodi politici istituzionali e darci assicurazioni che è su queste basi e non sulle basi impostate dal Canton Ticino che si stabiliscono le relazioni di amicizia tra i nostri rispettivi paesi.